Oggi sono qui con i miei due Electrum, il primo ed il secondo, per mostrarvi le mie collection preferite del 2016. Quindi vi mostrerò le pagine più particolari che ho nei miei due bullet journal, così da potervi dare delle idee per il prossimo anno. Se qualcuno avrà già visto il flip through aggiornato, sicuramente riconoscerà diverse pagine. Poi passiamo al nuovo Electrum che non avete ancora visto. Tutti questi segnalibri sono per appunto segnarmi le pagine da mostrarvi. Allora, iniziamo dal primo. Sarà una sorpresa anche per me, io man mano tolgo questi qui così ci togliamo un fastidio. Allora, questa è stata una delle mie prime collection sul bullet journal. In particolare consisteva in un programma di pubblicazione su Instagram, sia perché mi aiutava ad essere più costante, sia perché fare foto ogni giorno mi rendeva più appunto presente sul social. Questo riguarda il mio secondo account Instagram dedicato al planning, qualcosa di R. In pratica segnavo ogni singolo giorno con la foto da pubblicare. Se siete delle persone poco costanti e vorreste esserlo, io vi consiglio un programma del genere. Andando avanti, cosa c'è? Questa. Ok, questa è stata una delle pagine più utili per me, perché ogni volta che mi andava di disegnare qualcosa che c'era qui dentro, io lo andavo a riguardare e lo copiavo, semplicemente. Ovviamente ho preso ispirazione da Instagram, Pinterest, che devo ancora imparare ad usare. Andiamo avanti. Oh, questa è stata una delle mie pagine preferite, sia per l'header che mi piace molto, sia per la riuscita dei disegni. Semplicemente questa è stata una pagina dove ho disegnato le mie cose preferite, ciò che io amo. Quindi racchiudere in una pagina tutto quello che più è legato a me, così da farmi conoscere di più sui social. C'è prima questo. Sì. Allora, aspettate. Ok. Questa è una delle mie pagine preferite del bullet journal, del mio primo bullet journal. In pratica parliamo della pagina che ho dedicato alla vacanza che ho fatto quest'estate. Quindi da Bari siamo arrivati fino a Torino, siamo andati in Francia, poi quindi era una vacanza abbastanza impegnativa. Ho segnato tutte le cose da vedere in ogni città in cui saremmo andati, un piccolo disegno, mi piace moltissimo e questa lista io la vado a consultare ogni volta che devo viaggiare nuovamente, perché credo sia molto completa. Quindi quando mi chiedete come organizzi i tuoi viaggi sul bullet journal, io creo una lista di cose da portare che non può mai mancare, perché senza dimenticherei tutto a casa. E poi magari mi segno i posticini che voglio assolutamente vedere, una via particolare, quindi segno praticamente tutto. Poi, questa è una pagina che utilizzerò moltissimo a fine mese, tra qualche giorno, credo che la reinserirò nel secondo bullet journal per la programmazione dell'anno prossimo, quindi del 2017. Capire cosa ha funzionato in questo anno, cosa non ha funzionato e cosa voglio riprovare ad usare, magari cambiandone metodi o rappresentazione grafica. Quindi io ve la consiglio moltissimo questa pagina, anche per giungere un po' alle conclusioni dell'anno. Com'è andata sul bullet journal? Mi è stato utile utilizzarlo o no? Oh, questa pagina ve l'ho mostrata in un Plan With Me recente, quello di novembre se non sbaglio. Io queste pagine, diciamo, raccolta, quindi doodles a tema, io le utilizzo moltissimo perché sono come un archivio che io vado a consultare ogni volta che ne sento la necessità, quindi sono molto fiera. Questa qui è una pagina simpaticissima che è stata anche difficile da fare, praticamente è l'ABC About Me.
quindi tutto l'alfabeto, per ogni lettera un qualcosa, una parola che vi distingue, che vi determina. Arrivate alla Z, è un dramma, però è molto simpatico da fare. Anche questa è stata un'idea comunque trovata su Instagram. Questa è stata una delle ultime pagine sul bullet journal e l'ho trovata utilissima e soprattutto bella esteticamente. Ho avuto l'idea di disegnare, diciamo, i loghi di ogni singola serie TV e ogni volta che andavo a guardare un episodio lo depennavo con un Tombow Pen che non macchia, ve lo ricordo. Il logo di Stranger Things mi piace tantissimo. Andando avanti, l'ultimo segnalibro del bullet, cosa sarà? Ok, questa pagina la consiglio a chi sta cambiando bullet journal, quindi sta passando ad un nuovo quaderno e sta decidendo cosa inserire e cosa no. Quindi diciamo che è uno schema che mi ha aiutato moltissimo per iniziare un setup del secondo bullet journal. Ora passiamo appunto al mio secondo bullet journal che non avete mai visto, quindi in vista del secondo flip through, che ce ne vorrà di tempo per averlo, vi faccio vedere alcune pagine che ho inserito. Questo qui è un Lectrum color ciliegia, sempre a 5 puntinato. Vi lascio il link dei Lectrum sotto nell'info box. Allora, credo che questo sia il primo segnalibro. Allora, qui c'è da coprire qualcosa perché non potete vedere, però perché ci sono scritti regali. Allora, praticamente questa è una pagina idee regalo, sia per quanto riguarda Natale 2016, come potete vedere, e idee regalo in generale, quindi compleanni, lauree. Io praticamente scrivo qui il nome della persona e sotto tutte le idee che mi vengono in mente. Ogni volta che me ne viene una, corro a scriverla su bullet journal perché io tendo a dimenticare soprattutto certe cose. Quindi questa pagina mi è molto utile in questo periodo e in vista di occasioni, eventi, feste e cose così. Passando all'altra pagina, sicuramente qualcuno di voi la riconoscerà. È una visione più minimal di quello che avevo inserito nel mio primo bullet journal, ovvero una collection, una lista di nomi di ristoranti in cui sono stata, che mi sono piaciuti, ho dato un voto e soprattutto ho inserito la tipologia. Quindi è un ristorante, una pizzeria, un ristorante giapponese, un pub. Io lo scrivo qui, così quando ho voglia di andare, che ne so, in un ristorante giapponese, guardo qui e in direzione del nome vado a prenotare appunto la mia cena, il mio pranzo. E ogni volta che andiamo a provare nuovi posti io lo segno. Non si è capito che mi piace mangiare? Una delle pagine più colorate di questo bullet journal è sicuramente questa, ovvero una raccolta di headers, quindi ciò che utilizziamo nel bullet journal per identificare il giorno, e io li trovo bellissimi, mi piace moltissimo come è riuscita questa pagina, i colori che ho usato, quindi ogni volta che sono accorto di idee io torno qui e dico bene, quale scegliamo? Andando avanti troviamo un altro segnalibro. Questa è praticamente una pagina che vado a rileggere molto spesso. L'idea è di Direi Ellie, con cui ho collaborato sul canale tempo fa. In questo caso io ho segnato due citazioni bellissime e importanti per me del telefilm Doctor Who, che è uno dei miei preferiti. Ogni volta che ne sento l'esigenza io vado a rileggere queste citazioni e è tutto molto bello. Arrivati qui, l'ultimo segnalibro. Ah, ecco, questo ve l'ho già mostrato, è il mio Level 10 Life, che è un metodo che vi permette di migliorare la vostra vita impegnandovi in diversi campi in cui siete relativamente deboli, relativamente mediocri. Se non sai cos'è e come si usa, io ti lascio qui il link, clicca poi sulla i per guardare il video. Il prossimo mese credo che farò un aggiornamento del mio schema, così da aggiungere gradini.
Quindi bellissimi, questo era il video. Ho cercato di mostrarvi le collection più interessanti, qualcosa che vi potesse essere utile per il nuovo anno. Se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciare un like e di lasciarmi un commento se vi fa piacere, io rispondo a tutti e a tutte. Io vi ricordo che tutti i miei social sono linkati qui giù nell'info box. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacio. Ciao!